17 marzo 2018 Pyeongchang, Sud Corea, ed ancora oro per la coppia Bertagnoli-Casal che vince 4 medaglie in questa Paralimpiade, 2 del metallo più prezioso, 4 su 5 per l'Italia. Praticamente pazzesco. La coppia categoria visual Impaired ha chiuso la prima manche dello slalom al secondo posto, Troa Miroslava Raus a 0.89, con le coppie slovacche ad essere sempre presenti tra i migliori in questa categoria, in tutte le gare. Anche in questa, poi la seconda manche. La seconda manche una spinta vera, il desiderio di prenderne 2 di oro in questa Paralimpiade dopo il gigante di Mercoled. E allora Bertagnoli e Casal, categoria B3, vanno davanti a tutti, anche ad Araus che dopo, per salta la porta alla fine della gara, per lui niente podio. Questo l'arrivo finale, Bertagnoli e Casal sono d'oro con un tempo di 1.36. L'argento di Jakub Krako e Branislav Brosman, 1.42, e terzi arrivano gli atleti neutrali, Russia senza Banra, Valeri Redeko Zubov e Evgeni Geroeve, 1.90. Bertagnoli con Casal in gara P e P del gigante, chiudere questa Paralimpiade con Giacomo che vince 2 medaglie d'oro una grandissima soddisfazione. Sono felice per me anche, per noi, per i sacrifici che ho fatto. Porto a casa questa Paralimpiade e me la tengo stretta, ha detto un emozionatissimo Fabrizio Casal a fine gara in zona mista. Eravamo più agitati alla seconda manche, confida Bertagnoli anche per successo di tutto, io avevo gli scarponi molli per c'è col caldo che è venuto fuori, avevo gli scarponi molli. Fabrizio che si è dimenticato di caricare l'auricolare che si è spento appena prima di partire. Un casino. Quando abbiamo visto che Araus ci stava troppo poi quando uscito. Ciao proprio.